Tabor in Festa oggi è a Calitri, nel cuore dell'Irpinia, e ci troviamo proprio in un'antica grotta del centro storico di questo borgo davvero particolare, perché è proprio arroccato su queste colline dell'Irpinia, nel cuore proprio dell'Irpinia. E io sono in compagnia di Vincenzo Calabrese della masseria Valenzio, dove parleremo del loro prodotto tipico, i salumi irpini, che qui sono molto molto noti e molto molto buoni. Allora Vincenzo, partiamo proprio dalle origini della tua attività, giovanissima, perché sono 7-8 anni che tu operi in questo settore, però sei già pluripremiato. Ho letto che ti hanno letto anche personaggio dell'anno, cioè qui sei molto conosciuto e amato anche per il tuo lavoro. Sì, abbiamo ricevuto questa premiazione quest'anno, principalmente per il fatto perché ci stiamo impegnando su un prodotto fatto secondo le tradizioni di una volta, insomma, senza usare conservanti, facendo una stagionatura normale all'aria, senza fare uso di celle particolari e quant'altro. Perché so che i tuoi maiali vivono quasi in un grande hotel e le immagini lo dimostrano. Ne voglio parlare a fondo perché è importante, anche quando noi scegliamo un prodotto, comprendere anche tutto il mondo che c'è dietro. Questa è un po' anche la mission del nostro programma, farvi capire anche quali sono le realtà dei produttori. E allora Vincenzo, nel tuo caso specifico, tu hai una produzione di circa 300 maiali che tieni proprio qui all'aria aperta, a Calitri. Nell'arco dell'anno sì, arriviamo a circa 300 maiali. Ecco, tu mi dicevi che hai varie razze, tra cui una razza davvero particolare che è il nero casertano, una razza pregiata. Il nero casertano, che in effetti è una razza in via di estinzione, noi stiamo riprendendo questa razza perché ha la caratteristica di fornire delle carni pregiate, ha una scarsa resa, però ha una qualità della carne eccezionale e riusciamo a fare dei prodotti che hanno delle qualità organolettiche particolari, insomma. Ecco, volevo restare sul discorso dell'allevamento perché è importante. Vincenzo ha deciso di essere tutte e tre le cose: azienda agricola, allevamento e poi anche trasformazione, perché sei tu che trasformi poi i salumi e quindi le carni che hai allevato durante l'anno. Sì, sì, in effetti noi abbiamo pensato che era l'unico modo per controllare tutto il processo produttivo. Tutta la filiera. Sì, per garantire la qualità del prodotto. E a prova di tutto questo è proprio il posto dove ci troviamo noi oggi, perché questa grotta in realtà ospita la fase finale della trasformazione del prodotto, cioè l'affinatura delle carni. Sì, qua in grotta, una volta asciugato il prodotto in ambienti diciamo standard, una volta asciugato viene portato in grotta per permettere di fare una maturazione lunga e lenta. In grotta in effetti si sviluppano delle muffe che conferiscono al prodotto delle caratteristiche organolettiche particolari che diversamente non si riescono a creare in altri ambienti. Volevo tornare brevemente sull'allevamento perché io avrei da profana delle curiosità, no? Perché l'ho visitato, ho visto tutti questi maiali e maialini, tra l'altro sono due le razze, non solo il nero casertano, ma c'hai anche il large white, usiamo come razza bianca per fare tutti gli altri salumi, insomma. Perfetto, però il nero casertano è particolarmente pregiato, mi dicevi, quindi sì, è un po' il prodotto principe. È il principe della tua azienda, almeno. Perché è molto difficile da allevare, ha un accrescimento lento, però come dicevamo prima dà delle qualità sulla carne eccezionali. Ecco, allora, restando sui maiali, io ricordo la nonna che mi diceva che il maiale si uccide a Natale o comunque nei tempi, ecco, verso gennaio, dicembre-gennaio. Invece nel tuo caso non è così, perché tu hai un ciclo che dura un po' tutto l'anno. Sì, sì, noi in effetti lo facciamo tutto l'anno. Nel periodo invernale è più intensivo questo ciclo. Durante i periodi più caldi viene ridotto un poco. Tutti i lotti vengono sempre analizzati da un laboratorio competente, quindi dato c'è sicurezza. Che dato che non vengono usati conservanti aggiunti. E qui dobbiamo dire anche perché si premia quella che è la tradizione. E Vincenzo, mi dicevi che in realtà tu non usi mangimi con conservanti o integratori, ma sono proprio mangimi come venivano preparati tradizionalmente qui a Calitri. Noi abbiamo deciso di sfruttare l'azienda agricola, cioè coltivare i terreni per produrre i cereali da dare ai maiali. Quindi mettiamo orzo principalmente, del favino e dei piselli.
facciamo una miscela e vengono sia dati interi ai maiali che ridotti in farina. Allora, questa credo sia una forma di imprenditoria intelligente, quella proprio di sfruttare e la tradizione e il territorio, mettere tutto insieme a favore però della qualità, che so che poi nel tuo caso in modo particolare non riguarda solo il salame, ma sono tanti derivati i prodotti che poi tu realizzi. Sì, tutto quello che possiamo fare dal maiale, cioè la salsiccia tradizionale, che è quella con il peperoncino in polvere, è una salsiccia tradizionale di Calitri. Perché a Calitri è il peperoncino, so che è uno dei prodotti locali d'eccellenza, quindi viene impiegato. Richiede molta cura proprio la produzione del peperoncino. Noi usiamo la polvere del peperone per dare colore e sapore al salame. Al salame. Poi sugli altri prodotti mi dicevi? Sugli altri prodotti, con il nero casertano facciamo principalmente il salamino, che è un prodotto che viene riempito in un budello più spesso, sarebbe il gentile. E noi lo chiamiamo il gentile del nero casertano. Nell'impasto mettiamo anche del vino bianco con dell'aglio a bagnomaria e conferisce, cioè permette una lunga stagionatura nella grotta. Ecco, mi chiedevo, ma più o meno l'età media del maiale, no? E del maiale poi nel nero casertano? Il nero casertano lo macelliamo a circa 18 mesi. 14-18 mesi, ma non prima dei 14 mesi, perché ha un crescimento molto lento. Molto. In generale? I bianchi invece stiamo sui 12 mesi. Quindi ci vuole almeno un anno, pensate, per gli allevatori, ecco, per realizzare quello che poi è il loro prodotto. E dobbiamo dire, perché su questo vorrei una tua testimonianza, no? Anche sulla passione che metti in questo mestiere, in questa professione, che è una professione delicata, perché comporta proprio una cura costante. Beh, no? Sì, si parte proprio già dall'allevamento, bisogna tenere gli animali in un certo modo, garantire che stiano sempre bene, che stiano sani prima di tutto, e poi passare alla trasformazione. La trasformazione è la parte più difficile, è quella dove richiede massima igiene, massima cura di tutto il processo, per evitare inconvenienti proprio sul prodotto. Ero curiosa di sapere se i giovani ti affiancano in questa tua avventura, se sì, sono interessati. C'è molto interesse, anche perché stiamo riscuotendo un buon successo e quindi l'interesse si sta facendo sempre più vivo. Vincenzo, e per finire una curiosità proprio da produttore, no? Volevo che sfatassi un po' il mito del salame che fa ingrassare, che fa male, che non va mangiato in quantità eccessive, è proprio così? Ci dobbiamo credere? Allora, diciamo che mangiarlo in quantità eccessive sicuramente non fa bene, come tutti gli alimenti, però parliamo di un prodotto sano, dove non ci sono additivi, farine, latte, conservanti, eccetera, eccetera, quindi almeno il tuo, su questo, sì, e quindi sicuramente si può approfittare un po' più rispetto agli altri salumi che generalmente si trova in commercio. E poi mi accennavi ad una ricerca anche universitaria, sì, che testimonia cosa? Dillo in tu. In particolare sul lardo del maiale nero, del nero casertano. In effetti sono state fatte queste ricerche che dicono che il lardo contiene, è ricco di omega 3, e quindi che fanno molto bene al cuore, in effetti. Quindi addirittura mangiare salame potrebbe far bene. Sicuramente mangiare il buon salame fa bene all'umore, non solo. Sì, accompagnato dal vino. Quello fa benissimo.